tè verde in bottiglia fa veramente schifo? La maggior parte delle volte sì, ma vediamo questo tè. Allora, Fanner, insomma, col limone lici, wow, limone lici, antiossidante, ipoglicemizzante, la glicemia alta, quindi andrà benissimo. No, non va benissimo perché sarà sempre pieno di zuccheri. E vediamo, eccolo qua, gli ingredienti. Abbiamo come primo infuso di tè verde, quindi acqua e tè verde. Il secondo ingrediente, eccolo lì, zucchero. Poi succo di limone, succo di lici, benissimo. Però, allora, quindi da evitare, non è vero tè verde, questa la consideriamo come una bibita. Tra le bibite non è malissimo, perché comunque abbiamo solo 25 kcal per 100 ml, ce n'è di molto molto meglio, eh? Ci sono quelle zero che ne hanno quasi zero, però questa diciamo che se proprio ti piace, ogni tanto si può fare. Saluti!